Buon pomeriggio ragazze, riesco a girare un altro video, finalmente è primavera, colori, sole, si sta bene, fa più caldo, ci si alleggerisce dell'inverno, quindi niente cappotto, niente piumini per chi indossa i piumini, ma non è il mio caso. Amo molto queste stagioni intermedie, l'autunno e la primavera, ormai lo sapete, l'autunno perché non fa ancora troppo freddo, si è ancora leggeri. La primavera perché appunto ci si alleggerisce dall'inverno, cappotto, sciarpa o capelli e quindi non facendo poi troppo caldo in primavera si riesce anche a stare insomma in giro a passeggio. Quindi sono due stagioni che io amo particolarmente, soprattutto per i colori, la primavera per i colori. Infatti oggi ho un abito molto molto primaverile, ma adesso ne parliamo. Giro questo video perché sto collaborando con un'altra azienda, mi è arrivata a casa una borsa, io amo. Sono gli accessori che più prediligo e non vi voglio svelare niente, quindi ve la farò vedere. L'ho scelta, sono stata lì, me la sono guardata nei minimi dettagli e mi è piaciuta da matti ed ero molto molto indecisa perché è proposta in 5 colori. Ma prima di iniziare il video, che cosa sto indossando? Questa volta dalla tinta labbra Wycon, di nuovo la numero 5. Ho trovato un altro mood per indossarla, in pratica la metto e la tampono con una velina. Sia per il fatto della mascherina, quindi ancora di più mi resiste, mi dà meno fastidio, rimane appunto traccia ma senza andarsene in giro. Devo dire che le tinte labbra di Wycon resistono a tutto e se comunque del caso vanno via gradualmente non lasciano macchie. E tamponarla in questo modo mi piace, mi dà un effetto molto naturale per il giorno, per il lavoro. La numero 5 è veramente fantastica, sta entrando nelle mie top 5, che è difficile entrare tra i miei colori preferiti. Dopodiché accessori, queste collane bellissime che mi erano state regalate appunto da Anna Luisa, che sono in oro riciclato, è una delle aziende con cui mi piace appunto collaborare per via del fatto che rispetta il nostro pianeta in tutto e per tutto, soprattutto nella produzione perché utilizza oro riciclato e poi comunque è low cost. Quindi resistono anche questi a tutto, sono in oro, sono meravigliosi. Anche l'anello che somiglia molto al Bulgari, diciamo, è di Anna Luisa, ma molto più delicato, molto più leggero. Tra l'altro si può appunto misurare come volete perché dietro è aperto. I bracciali invece sono di Katia, già che io ne porto stranamente 4 quando solitamente ne indosso 3, con brillantini, anche questi molto resistenti. Ultimamente li ho testati con il discorso acidità della pelle perché comincia a far caldo e devo dire che non gli è successo niente, quindi li porto su molto molto volentieri, tutto il giorno, non mi danno neanche noia perché sono molto leggeri. E l'orologio di Michael Kors, uno dei miei tanti orologi in oro rosé che amo, sapete insomma che ne ho diversi, ogni compleanno, Natale me li regalano perché sanno che sono un po' le mie due fobie, le mie due passioni più che fobie, come ne sono uscita, le mie passioni sono borse e orologi, quindi Michael Kors praticamente come ci vanno nozze. Ma non disegno anche, diciamo, brand non così conosciutissimi. L'importante è che la borsa sia di un bel colore e fatta bene, quello è fondamentale. L'abito invece, così fiorato, così fresco, così primaverile che mi avete visto su Instagram e se non siete ancora iscritti alla mia pagina, nell'info box c'è tutto, è di Katia, già che sapete che mi vesto spesso, compro spesso, faccio vedere spesso, vabbè, c'è una sorta di collaborazione, questo ormai lo sapete, con Katia Jacquet, una boutique appunto che si trova nella mia zona, che ha cose molto particolari. Lei è una ragazza simpaticissima con cui riesco a girare i video in modo molto naturale, come se il negozio fosse diventato il mio. Per cui da lei trovate degli abiti molto particolari, molto freschi, molto attuali, di tendenza, molto leggeri, molto delicati, ma anche sexy. Per cui qua tutta una serie di bottoncini, si stringe in vita, l'ho messo con una cinta e ha i polsini, insomma, molto curato, ben rifinito. Di questo ho parlato e quindi a questo punto possiamo passare alla borsa che mi è arrivata. Ragazzi, collaboro per la prima volta con questa azienda, mi ha piacevolmente sorpreso, vi ha ovviamente offerto a voi un coupon sconto anche abbastanza sostanzioso, ve lo lascio nell'info box, così anche il link per accedere al sito. Quindi in sovraimpressione sicuramente leggete il nome dell'azienda, Joseco, Joseco, adesso non so bene come si pronunci, io penso Joseco, mi piace anche come nome, un po' fuori dalle righe, no? Quelle cose un po' più particolari, e non lo so, il nome mi attira particolarmente. Quando è arrivata la borsa a casa sono rimasta, a parte 5 varianti di colore.
L'azienda propone diverse tipologie di borse, zaini. Io però appena ho aperto, giuro, non sono andata oltre perché scorrendo le immagini mi sono innamorata di questa borsa. Ho visto i manici lunghi, ho visto il colore. Ero indecisissima perché c'erano 5 varianti di colore, non sapevo veramente quale prendere perché mi ero innamorata di 2 varianti da mostrarvi perché amo sia il cuoio che un altro colore che adesso alla fine ho scelto perché non ce l'ho fatta e ho detto sì, sicuramente mi avete scritto ma dove posso prendere una borsa grande di questo colore, non l'ho vista più da Michael Kors, non voglio spendere quella cifra ma voglio che sia ben fatta. Ragazze, l'ho trovata, ma è stata anzi l'azienda a trovare me. Io non ci volevo credere, non ho accettato collaborazioni di altra sorta, ho voluto solo la borsa perché me ne sono veramente innamorata, quindi ho voluto solo quello. In questo momento vedevo solo quello sul sito, no? E gli ho risposto subito ed è stata una cosa strana perché di solito mi metto a girare e invece no, ho avuto questo colpo di fulmine, mi è piaciuta. Mi è venuta l'idea di farvi un What's in my bag perché è tantissimo che me lo chiedete. Ho detto uniamo l'utile al dilettevole, ci divertiamo un po' e poi vi spiego in corso del video. Ragazzi, è arrivato il momento di farvi vedere la borsa che ha un colore meraviglioso, di un celeste veramente vibrante. Non è il solito celeste che porto io, è un po' più chiaro, un po' più delicato, un po' meno virante al grigio, ecco, meno spento, molto delicato ma molto bello. Mi è piaciuta come era rifinita qui. Ho lasciato l'etichetta nonostante, c'ho sempre questo difetto, nonostante oggi l'ho indossata, poi l'ho messo dentro veramente perché volevo farvi vedere almeno in parte. Ho lasciato per farvi vedere appunto come arriva a casa. Ho dovuto levare la plastica che era appunto rivestiva i manici perché non è che potevo andare in giro con quell'involucro, però ho detto ok, questo si può mettere dentro, facciamogli vedere almeno come arriva a casa. Adesso vi faccio vedere anche come era indossata. Dentro c'è appunto il solito cuscinetto che non voglio gettare perché lo voglio utilizzare ogni volta che la ripongo e dentro c'è praticamente questa parte, questa qui che è la tracolla e si aggancia appunto in 2 anellini dorati perché è fatta in oro e celeste. Ci sono 2 anellini per agganciare la tracolla. Solitamente però le borse che hanno questi manici molto lunghi io li porto a spalla, quindi sono contenta perché ho trovato una borsa rigida con dei manici lunghi da portare a spalla, quindi una di quelle borse che ha questi manici non troppo lunghi, li vedo giusti per me, no? Vedete? Comunque non è troppo attaccata, mi piace. Tra l'altro ho visto che stava bene con quest'abito che ha diversa fantasia sul celeste. Questa fantasia floreale con le diverse sfumature dei toni del celeste, quindi ce l'ho vista bene, gli dava luce, una sferzata proprio di colore, ho detto ok, molto capiente, soprattutto quando vado al lavoro, ed ha tutte queste parti dove possiamo inserire le nostre cose. Allora, qui c'è una tasca per il cellulare, qui invece con una sicurezza. Allora, qui con un gancio di sicurezza, vedete? C'è una parte, come un organizer a parte, dove potete mettere quello che volete, tra l'altro imbottito. C'è un'altra tasca ancora. Qui c'è qualcosa come per mettere le penne o gli occhiali da sole. E un'altra tasca qui, penso proprio per il cellulare, che adesso non posso riporre perché sto filmando con quello. La cosa che poi mi ha meravigliata è una cosa che io ho trovato sempre nelle borse di Michael Kors e mai altrove. L'ho lasciata imbustata per farvi vedere, no? Come viene presentata. Ci puoi mettere le chiavi o il portafoglio, che io ho il portafoglio di Michael Kors che ha appunto un moschettone per cui posso agganciarlo. E il gancio di sicurezza che si può anche, c'è un moschettone, sganciare. Voi potete far così, prendere le vostre chiavi, agganciarle a quest'anello qui dove è la zippa per la borsa. Vedete, adesso faccio scivolare semmai questa plastica così la togliamo. Mettete le chiavi da questa parte, casa, macchina, quelle che di solito non trovate mai. E con questo filo agganciato a quest'anellino che è appunto nella zip, c'è un anellino in più sotto la zip, vedete? Agganciate questo moschettone qui e trovate subito le chiavi o il portafoglio. Comunque è un discorso di sicurezza per il portafoglio, lo trovate subito, rimane agganciato, non riesco neanche a portarvelo via, insomma. Da quest'altra parte, idem, ci sono delle tasche. Da quest'altra parte
ci sono appunto delle tasche, come potete vedere, con la zip, altre tasche, quindi è veramente ben divisa, ben fatta, non è la solita borsa, sacco butto tutto dentro, no. Anche se io, adesso vi faccio vedere il What's in My Bag, io ho delle mie pochette, però devo dire che quando non voglio far così e voglio un'organizzazione diversa, io questa organizzazione qui la sfrutto e mi piace. L'avevo trovato nella maggior parte delle borse di Michael Kors, queste divisioni fatte bene, che non danno fastidio, che stanno in mezzo, a parte la Saturn. Quindi negli altri brand, ad esempio, anche le borse a poco, che si pagano poco, come quelle di Zara, non trovi. Ovviamente sono molto blande, molto leggere, non c'è un discorso fatto in questo modo, non sono rifinite così, forse anche perché costano ancora meno, sono fatti con materiali diversi. Molto resistente, molto bella, è leggera, non è una borsa di quelle pesanti, di questo ovviamente ne sono troppo contenta, quindi non è una borsa pesante, insomma. E mi piace il fatto che c'è la tracolla, i manici lunghi, c'era cuoio nera, verde, bordeaux, ciao ragazze, bellissima. Ovviamente siamo incontro alla primavera, quindi ero indecisa tra il cuoio che utilizzi tutto l'anno e il celeste polvere, quindi ho optato per celeste polvere e via. Piace veramente rifinita benissimo. Io non posso che dire che è una borsa meravigliosa. Sotto non ha i piedini, però ha poca importanza. Vi lascio nell'info box tutto il link a questa borsa e ovviamente le varianti di colore potrete vederle sul sito e il coupon sconto che lei offre, l'azienda offre a voi. Vi faccio vedere invece adesso il What's in My Bag. Ragazzi, prima del What's in My Bag mi ero dimenticata di dirvi una cosa, che tutte le borse si presentano in listate. Hanno una loro busta di protezione che si chiude, queste sono le solite che potete conservare dell'azienda. La cosa bella è che hanno sempre, le aziende serie, hanno sempre le borse, queste qui in tessuto, dove puoi respirare la borsa, vedete com'è fatto il materiale. Vi danno sempre la borsa protetta che la potete poi conservare con queste, chiamiamole bag come si chiamano, queste qui in tessuto. Adoro quando la borsa mi arriva ovviamente curata in questo modo. Mi ero proprio dimenticata di farvi vedere questa cosa, ma ero presa dalla borsa. Allora, l'ho riempita nuovamente. Allora, considerate una cosa, quando esco per una giornata in libertà non mi carico così. Quando devo andare al lavoro, come voi, mi porto dietro mezza casa. La mia fortuna è che la borsa non è pesante, quindi di rimando, non essendo la struttura pesante, posso caricarla. Questo è quello che solitamente faccio quando vado al lavoro, sto fuori tutto il giorno e mi porto, come voi, tante cose. Se invece esco per una mezza giornata o comunque sto fuori con il mio marito e i bambini, la borsa è organizzata in maniera diversa. Quindi vi faccio vedere quello che faccio quando vado al lavoro, perché la sto preparando per andare al lavoro domani in sostanza. Quindi vi faccio vedere quello che lascio all'interno, perché domani assolutamente me la voglio portare. Allora ragazze, parto, adesso io ho una mania nel riporre bene le pochette che abbiano un ordine e io possa vederle tutte. Parto random perché non è che sto lì a seguire un ordine anche in questo. La prima cosa, anzi, che voglio far vedere è proprio il discorso della sicurezza del portafoglio, no? Quindi praticamente c'è questo laccio, o ci metto le chiavi o ci metto il portafoglio. Io ci metto il portafoglio, mi sento più sicura. Poi se devo pagare al volo una cosa, soprattutto in questi periodi con le mascherine, faccio così. Io spero che il video non duri troppo perché il What's in My Bag già porta via tanto tempo. Allora lo togliamo, intanto così faccio vedere il resto. Portafoglio. Pochette prima. Dovrò riacquistare le mie pochette perché molte le sto distruggendo. C'è anche il discorso che voglio farle tutte uguali. Secondo me è anche più carino. Quindi uno si perfeziona in corso d'opera, diciamo così. Qui ho praticamente la mia spazzola. Crema per il viso, che è la mia solita di Omnia, me la porto sempre dietro perché ci faccio di tutto con questa crema. E poi della NYX il mio contorno occhi, di cui in tante mi avete chiesto, ed è praticamente questo. Costa sulle 21-25 a seconda degli sconti che trovate, la prendo in farmacia. È un gel balsamo comunque per il contorno occhi. Burro cacao sempre della NYX perché l'ho testato e mi fa impazzire. Burro cacao della Mux, veramente meraviglioso. E poi al lavoro non vado senza il set, appunto, spazzolina e dentifricio, ma penso che secondo me ce l'avete tutte in borsa queste cose, un po' tutte per il lavoro. Andiamo oltre. Allora, salviette, non ho un tipo particolare, quelle piccole da borsa, solitamente più piccole sono e meglio è, per darsi una rinfrescata. Questo lo metto nelle tasche insieme a
nuovo ombrellino piccolissimo della Perletti da borsa che ho preso in un buon sconto, c'era o era un buon prezzo comunque da acquestafone, quelli proprio mini mini mini, entrano anche nelle borse più piccole, quelle di Michael Kors con le borchie, pensate un po'. Sempre random, altra pochette, questa me la regalò mia sorella da Victoria's Secret, è bellissima, pitonata, però è carina. Dentro c'è gel, spray ovviamente igienizzante per le mani e le mascherine. Perché io praticamente devo avere una pochette a parte per le mascherine e per il gel igienizzante. A parte sempre una piccola pochette, io dovrò riorganizzarmi in tal senso della camomilla o quant'altro, perché io qui dentro tengo piccolissimi, sono le gocce per gli occhi e le lenti a contatto, sapete insomma che sono una larga utilizzatrice di lenti a contatto, perché sennò senza sono una talpina. E ovviamente gli occhiali da vista, che sono i miei soliti, che stanno in una custodia che non c'entra niente, perché questi erano di Dolce & Gabbana, rosa. E se non sono vestita di rosa, sono fattacci. No, vabbè, solitamente mi metto lo stesso, non mi sto a fare proprio questi problemi. Poi mi porto dietro il deodorante, in realtà di solito ho le mini, quelle mini, però le devo ricomprare perché l'ho terminato e questo era per farvi vedere che questo è il mio preferito. Domani porterò questo perché non sono passata ancora da questa ora ad acquistare l'altro. Sempre nella parte loro, appunto nella tasca loro, tengo invece insieme alle cuffie per l'iPhone, per girare video o ascoltare video, appunto tutte le mie tessere che tengo separate dal portafoglio, altrimenti esplode, tutte le tessere che ti danno, anche se adesso ci sono le applicazioni. Tessere per i negozi, tessere sanitarie, ci tengo un po' tutto. Chiavi, macchina a casa, quindi tengo nella parte appunto dove tiene l'organizzazione, cioè la borsa è già divisa per, come un organizer, diciamo. Altre ed ultime due cose, ve le ho fatte vedere un po' velocemente perché non c'è niente di eccezionale in questo periodo nella mia borsa. Praticamente ho messo l'acqua profumata, era questa la cosa qui. Tenevo di più e ci tenevo a farvi vedere perché oltre ai deodoranti ho un'acqua profumata, non sto utilizzando ultimamente alcun profumo. Quando inizia la primavera mi alleggerisco in questo senso. Questo è un profumo per il corpo e per i capelli che vi volevo appunto far vedere. Di tutte le profumazioni che Yves Rocher ha fatto, questo la compro e la ricompro, e anche una mia amica appunto l'ha acquistata, anche la mia collega, perché è quella praticamente al coriandolo, mango e coriandolo. È la profumazione migliore e la trovate in questo colore, quindi coriandolo e mandorlo è buonissima, leggera, non è stucchevole come la vaniglia, il cocco, che io mal tollero. E poi la mia bellissima pochette con gli occhi che perde tantissimi brillantini, tra l'altro la devo cambiare perché l'ho danneggiata, ecco perché vi dicevo che comunque le cambierò tutte uguali a questo punto, di un set tipo le valigie, no? Le pochette tipo set tutte uguali. E questa è quella con gli occhietti che presa in tabaccheria, lo ricordate? Qui all'interno, oltre tutti i miei trucchi quando vado al lavoro, ho inserito una cosa che voglio portare alla vostra attenzione perché vi avevo già detto che ho il terrore di macchiarmi sul viso quando iniziano i primi soli. Nullo, sì, a prendere i primi, appunto, il primo sole. Non l'ho mai fatto in passato, ahimè, male, malissimo, ma il mio dermatologo, appunto, veramente il dermatologo di mamma, dell'IVI, Istituto Dermatologico Immacolata, che molti di voi, soprattutto se siete di Roma, conoscete, delle, appunto, dicevo, mi ha consigliato questa crema, una protezione totale 100, diciamo, anche se dicono che 100 proprio non esiste, però questa è proprio che previene le macchie e copre tantissimo. Io non sopporto molto le creme che ungono, però sotto il trucco sto cominciando a mettere questa e non più l'altra di Omnia, perché ho bisogno con i primi soli di proteggermi. Lo farò in alcune zone, anche e soprattutto mare, lago, quel che sia, in piscina, ve la consiglio. Semmai nell'info box vi metto le indicazioni o se riuscite a fare uno screenshot oppure vi metto una storia se lo desiderate su Instagram perché me l'hanno consigliata e devo dire che ha una copertura ottima e perfetta per chi ha la pelle molto chiara anche e soprattutto, però non solo ragazze, non solo. Questa era una cosa che assolutamente volevo farvi vedere. Ultima cosa che volevo invece farvi vedere, che metto all'interno della borsa, e questo lo faccio da anni, chi ricorda il mio vecchio What's in my bag, ricorda anche una cosa, adesso l'ho messo nella pochettina di Anna Luisa, amo quell'azienda. Li riutilizzo sempre le loro pochette in velluto. Io mi porto sempre dietro un secondo orologio, nonostante lo indosso, perché può capitare che non lo indosso. Può capitare, è raro, ma può capitare che me lo dimentico. E siccome poi non voglio sbagliare con gli accessori, praticamente lo metto nero.
A me gli accessori neri piacciono da matti, da morire. E penso che stia un po' bene con tutto. Mi piace il fatto che sia particolarmente grande, perché essendo nero comunque alla fine tutto si ridimensiona col nero, diciamo così, si sfina da solo. E questo me l'aveva regalato un'azienda. Mi piace il fatto che il cinturino è in silicone nero ed è uno di quelli che mi porto dietro, perché ho bisogno magari di risentire l'orologio al polso. Sono abituata, non ce l'ho, mi comincio a toccare il polso. Quindi forse questa è una delle mie stranezze, una delle cose che nascondo. Una stupidaggine, però magari è una delle cose che, insolite forse per voi, per me no, lo faccio da quando andavo a scuola. Non avevo, vabbè, tutti questi orologi, però magari ne avevo due, l'altro lo mettevo nello zaino. A rischio di perdermelo, ma io dovevo averlo nello zaino, una fissazione mentale, era nel mio astuccio. Una cosa assurda. Infatti, quando mi regalavo gli orologi, mia madre me ne comprava sempre uno, un po' più uno proprio da battaglia, perché sapeva che me lo portavo dietro. C'era questa cosa nello zaino, nella borsa, e non lo so, una sorta di sicurezza, di ancora, non lo so dire, anche perché considerate che all'epoca non c'erano i cellulari, per vedere l'ora era un macello, dovevi fermare la gente, che ore sono, se dimenticavi l'orologio. Non essendo i cellulari, tu chiedevi, si chiedeva l'ora, ad oggi chi te lo chiede più che ore sono? Forse le persone anziane, ma non capita più perché abbiamo l'iPhone che sta incollato, cellulare, che è incollato a noi, ce lo perdiamo, se lo dimentichiamo siamo capaci di tornare su, mentre prima, io mi ricordo i primi cellulari si lasciavano a casa e via, perché non eravamo abituati, non è una generazione, quella nostra, che all'epoca era così abituata ad avere un telefono, che da una parte vi dico, sì è un bene, ma dall'altra ti trovano ovunque, anche quando non vuoi essere trovato. A questo punto, ragazze, siamo arrivati alla fine del video finalmente, non so quanto è durato. Ci vediamo alla prossima diretta, al prossimo video, anche da Katia Jacquet, perché ci è venuta un'idea troppo troppo carina. Vi mando un bacio e vi auguro buona domenica. Ciao!